Ciao a tutti e bentornati a Spiegazioni Interessanti. Oggi siamo qui per parlare con un esperto di marketing, ma non solo, ci dirà anche lui, di telecomunicazioni, grandi cazzoni e piccoli cazzoni, perché bisogna sempre saperle un po' tutte. Stiamo ovviamente parlando del grandissimo Polini. Ciao, ciao. Buonasera, ragazzi. Ah, Buonasera, scusi se le ragazzi. rompo i coglioni subito, ma volevo dirle, alzi la voce Lo so, dovrei, però perché io c'è il microfono ho qua, abbiamo la purtroppo. voce un po' sulla gola e mi fa male quando parlo più di 4 decibel al secondo. Io ho vissuto una vita molto prospera a casa dei miei amici, ma di solito non mi capita di fare cose del genere. Per esempio andare nell'isola di Pasqua e girare con Claudio Bisio. Claudio Bisio lo sa che è venuto qua 3 volte. 3 volte. 3 volte per denunciarci perché abbiamo fatto il suo nome a sua insaputa. Infatti potrebbe ricomparire. Eccolo lì. Oddio, tal. Salve, ancora qua, eh? Ma non è che la vuoi denunciare per la sigla di Quark? Ma Claudio Bisio non penso abbia diritti per No, denunciarmi magari per la sigla. Marco Antonio sì. E chi è Marco Antonio? È il proprietario Il proprietario del locale, dice. del monolocale. È lì con una pistola. Lei, se non sbaglio, è comunque un collega di Daniele Silvestrini, il figlio Silvestrin. del famoso Daniele Silvestri, che ha fatto appunto Monolocale, che è la canzone che stavo cantando adesso. Come Sì. si trovano i rapporti con questo simpatico ragazzo? Allora, pensando che prima era donna e poi è diventato uomo, quindi è molto confusa con se stessa o se stesso, come volete, io posso chiamare in qualunque modo queste persone, se si possono definire tali. Da, volevo dire, no, mi trovo bene, è comunque un bravo ragazzo e è molto simpatico nei suoi scherzi mattutini. Ogni volta mi lascia un pezzettino di sterco letteralmente sopra le scarpe, ma perché ormai è diventata una Simpatico gang tra di ragazzo, noi. è veramente un simpatico ragazzo. Noi lo accettiamo, insomma, per quello che questa è la parentesi musicale che ci siamo studiati prima, io e il grandissimo Elie. E signor Elie, ci racconti un attimino, io sarei molto curioso di saperlo, se permette, posso essere curioso? No. Però può dire le cose. Ah, posso dire, cioè non posso essere curioso, però comunque Deve posso dirle dire dal cuore. dal cuore. Allora proviamo un attimo, mi avvicino al microfono. Aspetta, no, avvicino il microfono. Ma che sta facendo? Quella era la Ha mia. sentito la domanda? No. Allora la faccio con le mie parole. Scusi se non sono riuscito a fargliela col cuore, però ci proviamo a fargliela a parole. Ero molto curioso di sapere, poi non ero più curioso. Cioè, a una certa ho detto, ma perché devo essere curioso? Non lo sono più. Perché ha deciso di fare quelle dichiarazioni che io, guardi che la seguo, sto attento e ascolto tutti i giornali. Ha Anch'io. fatto delle dichiarazioni riguardo a Formale Sanco Podcast che non mi sono molto piaciute perché qua noi siamo alla concorrenza, Ah, capito. Cioè lei ha parlato bene di Formale Sanco Podcast ma non ha parlato bene di Spiegazioni Interessanti. Com'è questo discorso? Allora, avevo capito pure prima, ma non avevo capito che fosse una cazzata del genere. Io non avevo parlato, non ho parlato di Family Funk Podcast. Io ho parlato del podcast al volante, è un'altra cosa. Ho detto che Ah, quello era bello, sì. allora va bene, noi siamo sempre in collaborazione col podcast Al Volante, Allora, tutti i giorni. Road Trip, Road Trip. il Rock Pass, il Cod Pass. Kovlitz, anche quello chiamato poi.
Adesso Quello è il poi. secondo. Senta, signor Gallando, noi abbiamo qua in studio diversi suoi CD, perché lei comunque ha una produzione musicale dietro le spalle e dietro anche le Oddio. palle, se non sbaglio, Ma giusto? quello lì è proprio il mio primo disco. Quale? Dove... Eh sì, è quello Profondo Rosso di Brunelleschi. Eccolo qua. Eccolo Vuole lì. far vedere il suo Come disco? può vedere, qua abbiamo il Tommasoni. Il mio caro amico, ogni volta lo vado a vedere lì a Gefi. Gefi. Delle canzoni vorrei ricordare Il mio amore è un bersagliere. La mia preferita, quella è veramente bella, ma ecco, volevo fare una domanda proprio su quella tagliata. Ma Certo. come le è venuto lo spunto per scriverla? Allora, deve pensare che io ero in bagno e poi mi è venuto lo spunto. Secondo me dal cesso vengono i migliori spunti in assoluto. Anche Einstein lo disse: quando sono al cesso mi scappa da cacare, che è una delle sue intuizioni più grandi, secondo me. Ma lo sapevate che la sorella di Einstein vive proprio in casa di Mussolini? Davvero? Sì, era un'amica. Qua a Bettagnano in culo. Complimenti. Ah, dove? A Bretagnano. In culo. Ma in culo non si dice. Posso rimettere a posto questo che mi dà fastidio vederlo. È importante. E Allora. quando Il secondo disco mi sa di no, però abbiamo il terzo, se vuole. mi faccia vedere, Eccolo qua. oddio, quanti anni che non lo vedevo. Mi ricordo che era, l'ho fatto così grande perché sono un coglione. Davvero, Sì. infatti E avevo intuito un pochino, dentro se è posso piccolissimo. È permettermi. come la gente che si mette i calzini sul pacco per farlo sembrare più grande, ma in realtà Abbiamo ce l'hanno piccolo. anche un copione dell'interno. Il copione. Ah, veleno, veleno. Sì. Questo è l'interno, come vedete è molto piccolo. Sembra un baiotto, ma come si Un chiamano? baiocco. Esatto. Io ho sempre detto che questo CD era fatto col culo, finalmente ho qua te in presenza per confermare questa cosa. Sì, ma perché l'ho fatto per i soldi, non avevo bisogno di pagare le tasse, le Posso prostitute che picchiavo, dirle ladrone. una cosa? Ha fatto bene. Ha fatto bene. Anche noi qua in realtà facciamo finta di essere tutti colti, in realtà non ce ne frega un cazzo, siamo qua per i soldi, per raccattare due spiccioli su Rai 4. Perché non so se lo sa, questo programma va in diretta sia su YouTube, sia su Twitch, su Instagram, su TikTok, su Rai 4 in diretta nazionale e internazionale, e anche su Fox TV. Wow. È assurdo. Quindi lei in questo momento è in diretta su 12 programmi diversi. Bene, ragazzi, capito. Allora, Magari. signor, un attimo che metto a posto i cazzi, eh. No, ok. Quindi posso mandare un mio messaggio ben 12 piattaforme diverse. Sì, Tutte lei in può una dire quello volta. che vuole, tanto denunciano noi, non denunciano lei, quindi si prenda pure la briga della libertà che vuole. Allora, devo dire che quello che voi chiamate tastiera in realtà si chiama pianola, e con questo ho detto tutto. Dall'altro abbiamo anche un ospite che abbiamo già invitato, che si chiama Berlusconi, È davvero? Fabio Berlusconi. Quello morto? No, quello è Silvio, il padre del padre. Questo è il Lo nipote, zio? lo zio, che verrà appunto ospite e ci batteremo per questa cosa, perché lui è una di quelle persone che ha sempre detto no, non si dice pianola, si dice tastiera. E allora lo avremo qua in presenza e gli faremo un bucio di culo. Se posso dire una cosa, non capisco un cazzo. Io ho studiato tastierologia per ben 18 anni della Non mia era vita. novato? È di 4 per 5, che fa 18. Ah, ok, allora mi torno. Fatto per sì, fa 18 su per giù. E Più o meno, se levi la virgola, più o meno fa. senta, signor Gallagher, Sarsi. quando le è successo di trovarsi in una situazione tale da non potervi permettere né di scappare, né di scopare e né di scheppare, ma soltanto di poter tombare? Depending. Io una volta mi ritrovai in una selva oscura. E la diretta via? E Era smarrita. com'è possibile questa cosa qua? Vado E avanti. quindi beccai una selce che era lì vicino. Non potevo scappare dalla lince perché c'era la selce.
Ma con la selce poteva fare un acciaino. Sì, Se ma aveva del ferro. non avevo il ferro. Ecco il Avevo problema. la rame di merda. Mannaggia questo. Tuttavia, allora mi sono dovuto scappare la lince. Ed è lì che appunto ho scoperto la mia appartenenza alla zoofilia. Attia. Lei non lo fa il sesso con gli animali? Tutti i giorni. Mi pare giusto. Però non vado a raccontarlo in giro. Mi sembra una cosa un po' strana da dire, più che altro perché è un po' una cosa ovvia che penso facciano tutti. E quindi è anche un po' scontato. Cioè, nel senso, è come se io vado in TV e dico, io la mattina mi lavo i denti. Che poi non è vero in Io non realtà. lo faccio. Neanche io. Però no, magari arrivo in TV e dico, io quando ho fame mangio. A chi interessa? È la stessa cosa. Io mi scopo gli animali. Sti Ma cazzi è io, un perché metodo a me lo... sfatare, signori, che non si fa. Tutto lo fanno. Quando una zanzara vi punge sul cazzo, vale come Zanzara, zanzara. Grazie. pompino. Ma quella è una bella citazione, devo dire. Il mio rapper preferito, Mica Mix. Va bene, siccome siamo a 11 minuti e 11 dall'inizio di questa puntata, ci terrei a aprire e chiudere subito una parentesi. Mi può aiutare? Aspetti, io la chiudo, io la apro e lei la chiude. Più Va là, bene. siamo nella sua inquadratura, eccola. Ecco Wow. fatto. La ringrazio per avermi permesso di fare questa parentesi, perché ci tengo molto. Davvero. Probabilmente cercherò di fare una cosa simile per i prossimi ospiti, perché lascia sempre spazio a nuove interpretazioni alla vita ed è sempre interessante vedere Chiaro. diversi punti di vista, anche a notte, sì. Ci vuole dire una sua massima delle sue oppure no? Fammi vedere che ore sono. Sono le 11:48. Ma dentro al maiale a casa, devo andare. No, al maiale a casa, allora ci deve abbandonare. E allora noi concludiamo questa puntata di spiegazioni interessanti con ospite Polini, Ellie, Gallando, Gallaghe. No, ma cosa fa? Stava tentando il sesso con animali. Allora, signor Gallaghe, venga un attimo, che dobbiamo sempre far vedere che siamo in presenza, altrimenti la gente non ci crede. Sono un po' ucciso il maiale. Guardate, Dove sei? guardate, siamo in presenza. Addio, a stomodo. Vedete? Ma ci siamo sbiciati, addio. Questa non sarà la copertina, perché in realtà la copertina è già stata fatta. Mannaggia, anche per... sarà per i posteri. Sarà perché ti amo. Va bene, dai, concludiamo questa puntata. Grazie mille a Polini, Elie, Gallando per averci esposto tutto Mesto. quello mesto. Ecco, mi sono scordato che è anche questo nome, effettivamente. Va bene, A va posto, bene. Lei è un Polini. po' storto in questo momento rispetto all'inquadratura. Perfetto. Quindi grazie, Stavo Polini, litigando. Elie, Gallando, Merston, Gallagher, per averci dato la disponibilità per questa puntata di spiegazioni interessanti. Noi ci vediamo tra un po'. Tra l'altro, questo video, questa intervista verrà pubblicata anche sul canale ufficiale di Samuele Sanco Ufficioso. International, che quest'oggi festeggia i 500 video. Vuole dire qualcosa riguardo questa cosa? Direi Forse Roma. che è un ottimo commento. Quindi noi auguriamo i felici 500 video a Samuele Sanco e ci vediamo prossimamente con un'altra puntata di Chi vuole essere preso per il culo? Ciao gente. Arrivederci.